registriamo al Teatro dell'Orologio in Roma, dove sta per andare in scena la prima di un anno sull'altipiano, recital, parola e musica di Daniele Monachella, e con il commento sonoro di Andrea Congia alla chitarra e alla loop station, e Andrea Pisu alle Leonidas e alle percussioni. diciamo subito che questa rappresentazione si colloca nell'ambito delle celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale, della Grande Guerra. Il riferimento, un anno sull'altopiano, è al romanzo di Emilio Lussu, che è stato un grande combattente, ma soprattutto è stato un grande uomo, un grande politico. E questo che cos'è? Un omaggio a non dimenticare quello che è stato, a non dimenticare il messaggio morale che indubbiamente il romanzo di Emilio Lussu ci ha dato, ha illustrato, e soprattutto è un tributo anche al popolo sardo che sull'altopiano di Asiago ha perso migliaia di uomini in una guerra come tutte le guerre inutili, ma forse quella era ancora più inutile, ancora più cruda, anche perché facevano parte di questo reparto e di questa sì, unità dei ragazzi sardi, molti analfabeti, molti contadini, pastori, ecco, allo sbaraglio. Siamo appunto con l'ideatore, con colui che ha rielaborato. Adattato per il palcoscenico. Ecco. Diciamo che abbiamo sfruttato, passandomi il termine, le ricche parole che Emilio Lussu ha avvergato nel memoriale più importante sulla guerra mondiale, memoriale che viene scritto nel 1938, durante la sua degenza in un sanatorio. Lussu era ammalato di polmoni dopo le vicende. Tu l'hai descritto come grande uomo politico, grande uomo di guerra, oserei dire anche grande attore, perché come forse in tanti non sanno, insieme a Nitti e Rosselli fuggirono nel 1929 Lipari. da Lipari con un piano strategico che come dire, può essere paragonati alla migliore delle sceneggiature. Ci hanno impiegato un anno per fuggire con delle strategie attoriali, devo dire. Camminavano tutti i giorni, andavano a prendere il caffè sempre allo stesso giorno, alla stessa ora, facendo credere quindi alle guardie fasciste che non avevano nessuna intenzione di fuggire. In realtà poi fuggirono, ripararono a Parigi e fondarono Giustizia e Libertà. Giustizia e Libertà, quindi GL, poi diede il nome al figlio, Giovanni Lussu. E con questo memoriale mette in evidenza, sì, la tirannia e la follia marziale degli ufficiali, nel senso che lui parte come interventista, giovane studente di giurisprudenza, si dedica all'interventismo, quindi vuole entrare in guerra. Nel giro di pochi anni si rende conto che è una guerra al massacro, è una guerra contro un nemico invisibile, è una guerra inutile. Tant'è vero che con questo libro si palesa la sua antibellicità, si dichiara contro la guerra. Come hai detto bene, ricorda questi giovani operai, questi giovani minatori, questi già era il periodo delle miniere, quindi in Sardegna c'era tanta manovalanza, questi giovani artigiani, molti dei quali, come detto bene, analfabeti, quindi la guerra viene descritta come salvezza. Se Strumento di pace, intendeva strumento di lui. pace, portate a casa qualche lira, però venite a servire lo Stato. I sardi hanno questa prerogativa, voi per le tantissime dominazioni che ci sono stati nei millenni, possiamo partire dalla civiltà ellenica fino ad arrivare ai Savoia, passando per fenici, austriaci, perché è stata anche degli austriaci per 3 mesi prima di essere ceduta ai Savoia, poi gli austriaci sono andati in Sicilia. Quindi probabilmente nei geni c'era questa forza, cioè usciti dal perimetro isolano dovevano distinguersi. Quindi in questa guerra si trovano coesi moralmente, si trovano coesi fisicamente,
Quando veniva dato l'ordine, attaccate, lo facevano senza risparmiarsi. Tant'è vero che il Corriere della Sera, nelle prime pagine che allora usciva con quelle vignette, li descrive come i diavoli rossi, poi ribattezzati in sardo Demonios, e perché? Perché avevano questo aspetto luciferino, come viene descritto da un cronista dell'epoca, gli occhi iniettati di sangue. Questo dobbiamo dire è un aspetto molto coraggioso, però è anche vero che venivano storditi dal cognac, che venivano mandati a morire dopo che gli veniva somministrato del cognac affinché con questo artificio alcolico dimenticassero probabilmente quello che stavano andando a fare. E un'altra particolarità, come ho detto prima, coesi moralmente e umanamente. I sardi notoriamente non sono molto coesi, tanto Per la prima volta, dai, per la prima volta gli bravo, aragonesi li ecco, gli dai. aragonesi, quindi un'altra, come dire, altra dominazione che c'è stata in questo lungo millennio, definivano i sardi pocos, locos i malunidos, pochi, matti e maluniti, probabilmente matti nell'accezione più bella, voglio interpretare in questo modo. Mentre invece Lussu riconosce che invece erano uniti probabilmente per salvarsi almeno in quei frangenti di attacco. Inventa, come dire, racchiude questa unione in un motto che è quello che ancora oggi la Brigata Sassari mantiene, ovvero forza paris, forza insieme. E può essere definito come un motto universale, perché è vero che l'unione fa la forza. Senti Daniele, lui appunto era un interventista dichiarato, poi gli eventi bellici diretti gli hanno fatto cambiare repentinamente idea, appunto vedendo quello che era una gerarchia militare crudele e un addestramento anche altrettanto brutale. E in mezzo c'erano questi poveri ragazzi che dovevano subire queste angherie. Diciamo che il reportage, ecco, il reportage di Lussu è una via di mezzo fra una recensione quasi giornalistica e un memoriale invece privato, di tipo familiare, personale. E questo lo rende molto particolare. E mentre c'è l'opinione della guerra, che era descritta dai media, dai giornali dell'epoca, e lui si rese conto che la guerra era tutt'altra cosa. E così, come descrivi appunto nel tuo recital, questa atmosfera. Infatti, nella sua scrittura, che è una peculiarità di Lussu, l'ironia, ma anche dei sardi, utilizzare l'ironia, lui descrive quegli articoli dei cronisti come fantasiosi, perché in realtà descrivevano guerra che non avevano mai visto, cioè nel senso questi, se vogliamo definirli reporter, questi cronisti, mai andarono sul fronte per capire che cosa realmente avveniva. Riportavano sulla stampa di quel tempo avvenimenti, edulcorando probabilmente anche gli avvenimenti e la carneficina che stava avvenendo lì. Tant'è vero che Lussu ne descrive alcuni ripensando, che ne so, all'Orlando Furioso, che descriveva guerre dove i capitani dell'Orlando combattevano nonostante fossero già morti, non si rendevano conto che fossero ancora morti. Una particolarità è, dobbiamo dire, forse una scrittura leggera, ma leggera nel senso ironica, c'è nel descrivere quello che abbiamo detto pochi secondi fa, l'alienazione degli ufficiali, queste figure graduate, ambiziose, che pur di far carriera dettavano ordine senza curarsi di cosa accadeva. Ci sono diversi aneddoti, tra cui uno in particolare, c'è cioè quello noto descritto anche da Rosi nel film Uomini contro, della postazione famosissima dove bastava togliere il tappo di metallo e c'era un cecchino austriaco che sparava rigorosamente appena vedeva aprire. Ma c'è un altro molto simpatico che parla di questo ufficiale che nel momento in cui fa la rivista nella trincea vuole conoscere i propri soldati, con questo fare anche molto ampolloso, molto retorico, chiede che cosa fosse
quello scavo e si fa i complimenti con tutti gli ufficiali, i suoi subalterni e con i soldati. Complimenti per questo nuovo inizio di trincea. Bene, fate bene. E un aiutante maggiore si rivolge senza mezzi termini. Signor colonnello, quello non è l'inizio della nuova trincea, quella in realtà è una latrina. Per dire quanto avevano la vista appannata. Tutti i sensi. E, senti Daniele, questo è tuo recital, monologo a più voci, è molto particolare, nel senso che è una rappresentazione in cui la musica riempie di significato la parola a tal punto da rendere la narrazione meno remota, ma addirittura intimamente presente. Atmosfere sì, etere, surreali, ma c'è questo contrappunto, no? C'è questa sonorità universale della musica e la tua parola, e la parola è il tuo monologo. Dico di più, questa sonorità arcaica, veramente che dà Detta ancora un risalto maggiore maggiore. a questa atmosfera così rarefatta, però per altri versi così intensa, emozionale. Infatti, hai detto bene, contrappunto musicale, ovvero sia la chitarra che le launeddas, quindi strumento arcaico come ben definito, si complementano alla mia voce. Non siamo mai uno superiore all'altro. Proviamo sempre a creare un intreccio sonoro, dettato da quella che è la mia suggestione vocale, dettato da quello che sono le suggestioni sonore create dai musicisti, ai quali devo riconoscere, creano dei veri e propri panorami sonori, azzardo anche a dire delle colonne sonore, perché nel momento in cui ci siamo riascoltati abbiamo percepito che avevamo creato un film, sonoro. Una la chitarra classica di Andrea Congia, una chitarra classica elettrificata che utilizza anche con l'ausilio della Loop Station, qui, quindi come ben sai crea dei panorami molto ampi, crea delle strutture sonore che ci accompagnano alla suggestione, quindi alla fantasia e in qualche modo abbracciano la parola di Lussu e quelli che sono poi i miei timbri di recitazione. Le launeddas a loro volta si inseriscono con suoni arcaici ma universali che si stagliano nell'attualità, si stagliano nell'era moderna, con dei suoni che solo chi li ascolta può capirli. È difficile da descrivere, cioè io stesso che sono al centro della scena, alcune volte sono investito dai loro suoni, in particolare c'è il suono, il cosiddetto il bordone delle launeddas che è sempre presente. Mi parte dalla spina dorsale, lo sento proprio salire fino al cervello. Quindi coloro i quali poi si confrontano come spettatori e come ascoltatori con questo strumento rimangono impressionati dalla specificità di questo strumento. Guarda, io ho letto una frase che mi è rimasta veramente dentro, poco prima di venire da te, l'estetica della musica tradizionale popolare sarda, il suono delle launeddas è l'estetica della musica. Sì, l'estetica della musica, io sono musicista solo con la mia voce, quindi farei descrivere, se vogliamo, da chi realmente le suona e da chi le ha studiate, perché abbiamo con noi Andrea Conge, anche etnomusicologo, il giovane Pisu e anche un premio Maria Carta, Parliamo, ne parliamo. che invitiamo a venire. Grazie, grazie Daniele, grazie mille. Siamo in compagnia di Andrea Congia, commento musicale dello spettacolo che sta per andare in scena. Andrea Congia, chitarra e effetti, e commento musicale affidato anche ad Andrea Pisu alle launeddas e alle percussioni. Andrea Congia. Allora, io ho appena introdotto prima con Daniele il tema appunto della musica che dà un significato diverso, pieno, che sublima la parola in questo caso. Sublima la parola e sublima anche un racconto, una narrazione molto particolare, avvincente, emozionale. E il teatro è la casa comune.
di parola e musica. Perché questa scelta? Dunque, la scelta della chitarra è una scelta molto antica che in numerosi spettacoli io ho fondamentalmente replicato, ribadito e ripetuto tutte le volte che mi è stato possibile, insieme agli inseparabili effetti che danno al suono di questa chitarra classica una dimensione ancora più sognante, ancora più eterogenea, ancora più d'ambientazione, di sfondo, di suggestione, di immaginario. Per descrivere, per raccontare e per, come possiamo dire, innestare la musica nel complesso narrativo dello spettacolo Un anno sull'altipiano, visto il tema trattato, abbiamo scelto in una maniera cosciente di andare a evocare le launeddas, strumento principe della tradizione musicale sarda, tradizione vivissima, quindi uno strumento che in realtà non rappresenta tanto un passato, non meglio imprecisato, più che mai rappresenta il presente, la musica viva di oggi. Chiaramente è uno strumento che in qualche modo tradisce anche una storia, visto i materiali, viste le citazioni nei libri, viste le citazioni nelle registrazioni documentali, anche registrazioni sonore dagli anni 50 fino ad oggi, forse anche qualcosa prima. E il fatto di averle utilizzate all'interno dello spettacolo è stato fatto con un pensiero molto importante: non fare una nota di musica tradizionale sarda, ma valorizzarle, facendole comparire come uno strumento tout court, uno strumento musicale capace di essere un fiato della stessa dignità, di pari dignità di qualsiasi altro fiato. Condivido, perché è uno strumento nobile, altrettanto nobile di altri strumenti, magari che sono più aulici, sono esatto, più conosciuti. Nell'immaginario della gente, invece, lo strumento rappresenta più che altro il repertorio musicale tradizionale sardo, un repertorio eccezionale, un repertorio complesso, complicato, denso, ricco, diciamo, di brani, se così vogliamo chiamarli, complessi tecnicamente, complessi espressivamente, con dentro una serie di regole musicali speciali, regole condivise tra suonatori e uditorio, sia all'interno di contesti religiosi e contesti profani, contesti paraliturgici e liturgici e contesti anche di accompagnamento al canto. Insomma, uno strumento che con tre canne racconta un intero popolo nelle sue pratiche musicali vive oggi, in questa nostra contemporaneità che noi immaginiamo in qualche modo essere la stessa contemporaneità di Emilio Lussu, che racconta dello stesso popolo sardo. Ora, a 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, le launeddas divengono in qualche misura il simbolo di questa continuità generazionale. Adesso, se c'è permesso, vi facciamo sentire magari qualcosa tratta dallo spettacolo. Abbiamo utilizzato appunto le launeddas. Assolutamente sì, diciamo anche un'altra cosa che ti riguarda, che riguarda anche quello che tu fai abitualmente. Tu normalmente valorizzi la tradizione sarda folcloristica, ma soprattutto appunto la sapienza, la saggezza popolare, comportando appunto i tuoi spettacoli. Ecco, accennami agli spettacoli che abitualmente fai non soltanto in Sardegna, ma appunto anche sul continente. Sì, il continente, ovvero l'Italia, esatto, il continente europeo. Noi siamo invece un'isola europea, dunque fondamentalmente i temi più che della tradizione, diciamo della intera identità contemporanea sarda, che naturalmente guarda nel passato, ma guarda fondamentalmente anche questo nostro presente, questo nostro tempo, e guarda chiaramente al futuro. Come dicevo un po' prima, in un collante tra generazioni che perpetua i valori che le persone vive, che agiscono con efficacia, danno oggi, non in un'antichità imprecisata, ma nel nostro tempo contemporaneo, in questo istante. Fondamentalmente diversi temi. La tradizione che si perpetua, la tradizione che si reifica in questo momento. La tradizione dei vivi, la tradizione non è dei morti.
Ed è anche in qualche modo quella cerniera che consente, ad un livello di dialogo, no? Come possiamo dire, in un viaggio anche nel tempo, se vogliamo, di far comunicare le generazioni tra loro. E anche ciò avviene nel tempo presente. Noi nel tempo presente sviluppiamo tali temi, noi nel tempo presente suoniamo, durante lo spettacolo, presentemente, contemporaneamente allo spettacolo, facciamo ancora esistere tutti questi temi di cui abbiamo parlato, cerniera nel tempo. Grazie Andrea, adesso lasciamo un attimo la parola anche ad Andrea Pisu, che è colui che ci delizierà con questo strumento, come dire, polifonico, che ha molte applicazioni, che ha molte varianti. Questo è un tipo di Leonidas, ma è quello più comune forse, Andrea? No, vabbè, questo è un tipo di strumento che utilizzo appositamente per lo spettacolo. Niente, io come in qualità di musicista, di suonatore di Leonidas, volevo dire che le Leonidas comunque hanno la grandissima dignità quando suonano in modo tradizionale per il popolo che balla normalmente. In questo caso, appunto, come abbiamo detto, le Leonidas vengono proiettate nel futuro, acquisendo dei diversi ruoli, perché io le Leonidas in questo spettacolo in modo innovativo le utilizzo per esempio come dei pad elettronici, come delle percussioni, capito? Cerco di ricreare anche degli effetti acustici, rievocando anche dei luoghi, appunto. In questo caso la stiamo proiettando appunto in un luogo di guerra, quindi è questa proprio la novità e la tradizione che viene gettata nel futuro. Tu sei stato premio Carta, Maria Carta. Ecco, tocchiamo un attimo anche questa figura, che è stata sicuramente una figura molto importante, e definirei quasi la John Baez, la passionaria sarda. Perché è stata così importante e il significato di questo premio che ti è stato dato? Allora, c'è da dire principalmente che comunque Maria Carta è quella che rappresenta la bandiera della Sardegna e la donna per eccellenza della Sardegna. Come Grazia Deledda nella letteratura. Per quanto riguarda la voce. In pochi sono che ha partecipato al Padrino parte seconda, Maria Carta, parliamo quindi anche a livello internazionale. Sì, appunto, rappresenta la bandiera musicale delle donne, la bandiera della Sardegna. Anche Maria Carta era un'innovatrice a suo tempo, perché era stata la prima che aveva fatto quel genere di musiche cantate appunto da una voce di donna solista, accompagnata anche da strumentisti, da chitarra e tutto. Niente, vabbè, è stato un riconoscimento che mi è stato dato 10 anni fa, mi ha fatto molto piacere, come me l'hanno data un sacco di musicisti, sia sardi che nazionali, internazionali, niente, quindi cioè, il legame del premio c'è, perché come Maria Carter è innovatrice nel suo, anch'io comunque sono innovatore nel mio strumento. Non è semplice suonare questo strumento, non ci si improvvisa, ma soprattutto questo è lo strumento che io ho appreso nella maniera tradizionale, ho imparato da un maestro, un anziano maestro del mio paese, di Villa Puzzo, che si chiama Aurelio Porcu. Questo strumento io non ho studiato conservatorio, io la musica ce l'ho tutta in testa, non conosco musica scritta, perché appunto questo strumento si apprende e viene tramandato oralmente. Quindi non c'è uno spartito da seguire, delle note scritte da saper interpretare o scrivere. Uno deve essere molto bravo nell'apprendere, deve avere molto orecchio, molta memoria, capacità e tutto. Quindi tu sei un autodidatta, un artista autodidatta, quindi si tramanda naturalmente, quindi non si insegna nelle scuole, nei conservatori? No, non si insegna nei conservatori, ci sono delle scuole civiche in Sardegna che lo fanno, o dei corsi privati organizzati da alcuni enti privati stesso, così, però non ha bisogno di essere rappresentato nel conservatorio, perché comunque è già per 3.000 anni ha funzionato senza uno spartito, e penso che per altri 30.000 potrà funzionare senza uno spartito scritto. Scommetto che tutta la brigata non è un soldato che conosca le basilari definizioni militari. È probabile, signor Tenente. Lei saprebbe per caso definirmi che cos'è la tattica?
militare che studia l'impiego delle forze sul campo di battaglia, ne valuta la disposizione, gli interventi e le mosse volte al conseguimento della vittoria. Vittoria! 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 Romantica, vici sempre per mantenere la pace.